in recensione richiesta tramite donazione Patreon da Word84, che dedica questa mini recensione a Astra e vuole che parli del film di Harold Ramis del 1996 con un grandissimo Michael T. Keaton e una splendida Andy McDowell. Il film è Mi sdoppio in quattro. Harold Ramis, regista del grandissimo Ricomincio da capo, che anche qui comunque ragiona sullo spazio e il tempo in un film abbastanza particolare, una commedia che comunque quando vedi al cinema invece ride a bestia e che continua a mantenere comunque la sua carica, diciamo, di hilarità, nonostante ci siano delle cose che sono abbastanza, insomma, tirate un po' per i capelli. Ma detto questo, la storia è quella di Doug Kinney, che è un costruttore praticamente che è sempre oberato di lavoro, fa orari massacranti, oltretutto lavora con gente che non sopporta e non riesce ad avere nemmeno un bel rapporto con moglie e figli, visto che è sempre fuori e non riesce praticamente a passarci un minuto. Poi, mentre sta lavorando su un cantiere, si rompe un tubo e tutto il resto, il nostro Doug perde completamente le staffe e attira l'attenzione del direttore del centro medico in cui sta facendo praticamente la sua impresa dei lavori. Il dottor Leeds, un ottimo Harris Yulin, è in realtà un genetista che offre in realtà una cosa molto particolare al nostro Doug, ovvero trovargli un clone che gli vada a lavorare al posto suo. Quindi Doug accetta e viene creato appunto da questo dottore un clone. Il nostro chiama Doug 2, lo mette a dormire praticamente dentro il garage e lo manda al lavoro al posto suo. Doug 2 è molto più mascolino del nostro Doug, diciamo, è una parte del carattere del nostro. E quindi il vero Doug si trova un'altra volta a poter stare con la famiglia, ancora di più in realtà a fare lui in realtà da madre, visto che la madre Laura ha trovato un lavoro. E quindi decide di fare un altro clone perché si occupi della casa, e questo clone risulta molto più gentile, molto più tranquillo, il lato diciamo più femminile del nostro Doug. E i nostri altri due cloni insieme, non soddisfatti di come viene trattato Doug da Doug il primo, decidono di fare un altro Doug che è completamente folle, riesce completamente pazzo. E di lì poi tutte le situazioni assurde che verranno fuori, i Doug che verranno a letto tutti con la stessa moglie, la gelosia fra di loro, un'idea appunto che prosegue attraverso una recitazione, quella di Michael Keaton, invidiabile. Quattro cazzo di personaggi, quattro personaggi completamente diversi, solita faccia, eppure non sembrano nemmeno lo stesso attore. Grandissimi poi i tempi di Aaron Ramis, che veramente le commedie sa come girare, riesce veramente a mettere in piedi qualcosa di ottimo, specialmente in tutta la prima parte che va via che è una bellezza, con una serie di gag una più interessante dell'altra e con la voglia appunto di raccontare notevole appunto la mancanza di spazio, la mancanza di tempo, la mancanza di un qualsiasi appiglio per poter in realtà avere la propria vita tra le mani. Certo, il film soffre della solita retorica buonista, in un certo senso familista americana, dove la famiglia è tutto e via dicendo e sti cazzo di discorsi, e il film in realtà poteva pigiare molto di più su un lato cattivo, però il film anche così, anche per una commedia per famiglia, riesce a funzionare perché, ripeto, ha il ritmo giusto, ha una bella fotografia del grandissimo Laszlo Kovacs, ha delle belle musiche di George Fenton e riesce a essere costruito bene dalla sceneggiatura di Chris Miller, Mary Hale, Babalu Mandel e Lowell Ganz. Una commedia che vola via che è una bellezza, era un cult alla mia epoca, si vide tantissimo al cinema, incassò anche bene e mi riportò ancora più su in auge la forza di un Michael Keaton che veramente è mostruoso, ripeto è mostruoso nel suo ruolo, ma è meraviglioso e dolce nel ruolo della moglie, come ho detto, Andy McDowell, veramente da urlo, bravissima, perfetta, con una faccia incredibile che riesce a dare forza al suo carattere in maniera assoluta attraverso degli sguardi, attraverso dei movimenti. E un'altra volta la regia di Ramis, che sembra invisibile, in realtà si muove attraverso piano sequenza in cui inquadrature particolari e una voglia appunto di dare un ritmo con il montaggio di Pembroke e Chris Henrich, che è veramente tanta roba per un film che sostanzialmente è discreto, si guarda molto volentieri, poteva spingere, come ho detto, molto di più il pedale su un certo tipo di cattiveria, su un certo tipo di idea appunto di avere questa clonazione. E anche a livello diciamo personale, non è che si pensi molto ai diritti umani di questi altri cloni, ma il film comunque pensa ad altro, cioè a divertirsi, e in questo ci riesce. E la cosa chiaramente che funziona meglio è la competizione, diciamo, per la moglie, la scena che vanno a letto tutti insieme con lei è veramente assurda, e appunto è lei anche tutte le paranoie che si mette lei, perché sembra che Doug stia male, perché ogni volta trova un Doug con un carattere completamente schizzato e diverso dall'altro. Grandissimi gli effetti di Richard Hendlund, che fecero praticamente miracoli nello sdoppiare questo attore in quattro, anche dentro la solita inquadratura in quattro, veramente tanta roba per l'epoca. Quindi un film che lavora anche su inverosomiglianze, un genetista che fa così i cloni, ma nulla fosse per dulire. Detto questo, comunque ci si diverte, almeno per i primi 40 minuti è veramente una sarabanda di divertimento. E se è più scontata l'idea appunto di quello più effeminato e quello più macio che vivono insieme, poi quando arriva, ripeto, il folle è veramente tanta roba, e Michael Keaton vola altissimo e il film si alza di livello comico alla stragrande. Un piccolo cult, lo guardo sempre volentieri nonostante qualche caduta, come ho detto, qualche scivolone veramente buonista, che però incredibilmente viene bilanciato a volte da qualcosa, come ho detto, di scorretto, che forse manco volevano che ci fosse, ma che in realtà poi c'è entrato a gamba tesa. Quindi tutto sommato una commedia cult che un'occhiata se la merita davvero. Il link del film è qua sotto, qui sotto c'è anche il pulsante per donare direttamente su YouTube, qui sotto c'è anche il pulsante per andare su Patreon e avere la vostra mini recensione, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia. Ripeto, questo Mi sdoppio in quattro del 1996 del grandissimo Harold Ramis.
Remis, come quasi per tutto il cinema di Harry Remis, si ragiona sul tempo, sullo spazio, sulla mancanza dello stesso, e lo si fa con una voglia incredibile di raccontare questi quattro personaggi che sono lo stesso ma che sembrano completamente diversi grazie alla performance veramente mostruosa di un Michael Keaton affiancato da Andy McDowell, che è veramente da urlo.